Quali sono le novità in casa Ray Marine? Beh, diciamo due grosse novità per i velisti, e questa è una cosa importante perché Ray Marine ha un'estrema forza sui motoscafi, sulle barche da pesca, aveva un gap sulle barche a vela che è stato a mio parere completamente recuperato. Diciamo che le novità sono il nuovo sensore del vento che ha un giroscopio incorporato, per cui la precisione è aumentata enormemente ed è in grado di compensare rollio e beccheggio della barca. E poi la novità che mi ha più entusiasmato è la nuova serie di display Alpha Instrument, che sono destinati specificamente alla regata. Possono essere messi a base albero come strumenti, diciamo, che può vedere tutto l'equipaggio. Sono gestibili facilmente attraverso l'Axiom, per cui io posso attraverso l'Axiom cambiare le videate dello strumento, e esistono alcune cose specifiche per le regate che secondo me hanno un grossissimo impatto. Ve le faccio vedere. Allora, vediamo un attimo, ci arriviamo, eccolo qua. Questo è il pinpoint. Praticamente io ho una sorta di mirino che mi consente di vedere se la barca è sulla VMG migliore per arrivare in boa. Se il pallino verde si sposta, io devo cercare di farlo rientrare all'interno del mirino. La linea sottostante è la velocità target. La velocità target dovrebbe stare esattamente sulla linea nera. In questo caso io sono al 100% della velocità target. Se la velocità target è più bassa, c'è qualche cosa che non va e devo intervenire. Se la velocità target è più alta, o c'è corrente che ci spinge, oppure sono sbagliate le polari. Con la nuova versione del sistema operativo Lighthouse 4 di Axiom è possibile importare all'interno dell'Axiom le polari della propria barca, e a questo punto avere un aiuto estremamente importante nelle regate. Lo strumento è in grado di fornirmi delle indicazioni estremamente utili per quanto riguarda la partenza della barca. Posso settare la posizione della barca comitato e della boa sull'Axiom. A quel punto faccio partire i 5 minuti dalla partenza, mi compare immediatamente qual è il lato buono dove partire, per cui se la linea non è perfettamente allineata al vento io ho la possibilità di capirlo immediatamente, se il vento cambia immediatamente mi dice di quanti metri è il buono sulla barca o sulla boa. Mi dice il tempo da bruciare, praticamente se io sono in anticipo rispetto alla partenza o sono in ritardo. Se sono in anticipo cerco di sventare le vele e rallentare la barca, se sono in ritardo immediatamente cerco di fare più velocità possibile per avvicinarmi alla boa. La distanza sulla linea è un'altra cosa estremamente importante per evitare partenze anticipate, che mi toccherebbe tornare indietro e ripartire perdendo una quantità incredibile di tempo. Un vantaggio di avere gli strumenti all'albero è che a volte le scelte del tattico o del timoniere vengono commentate dall'equipaggio come una riunione di condominio, perché non hanno idea del perché vengono prese certe decisioni. Con gli strumenti all'albero tutto l'equipaggio è consapevole, a parte la prua, che però ha un sacco di cose da fare e di solito non ha tempo di sindacare, sono consapevoli del perché una decisione è stata presa senza dovergliela spiegare. E anche questo è una cosa che ti permette di avere una migliore armonia dell'equipaggio durante la regata.